a Fabrizio da parte di tutto il cast di Bella Ma, opinionisti e concorrenti. Questa puntata di oggi sarà emozionante per il pubblico a casa, telespettatori, telespettatrici. L'applauso prosegue anche dietro le quinte, le maestranze, tutti i collaboratori del centro di produzione Fabrizio Frizzi di Roma oggi onorano la memoria del gentiluomo che come un artigiano ha fatto il suo mestiere fino all'ultimo giorno. Non abbiamo voluto ospiti e né colleghi perché Fabrizio Frizzi rimarrà sempre il conduttore della gente, il conduttore che è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani. Ma ce n'è uno di conduttore, uno solo che ha fatto la differenza sempre. Perché io non ho mai creduto nelle amicizie che si consumano nell'ambiente televisivo. Non ci credo proprio, a parte alcuni rari casi. Ma Carlo Conti è stato, essendo la persona che è, l'unico ad essere sia nella vita personale che nella vita professionale un amico e un alleato di Fabrizio Frizzi. E spetta a lui aprire questo ricordo. Carlo Conti. Ciao Pierluigi, ciao amici di Bella Ma, hai fatto una bellissima cosa a dedicare una puntata a Fabrizio Frizzi. Fabrizio è stato un pezzo importante della RAI, della storia della televisione italiana. Fabrizio era una persona gentilissima, cordiale, con il suo sorriso e la sua risata contagiosa. Sembra ancora di sentirla riecheggiare nelle nostre orecchie la sua risata. Era contagiosa, era un bonaccione, una persona di cuore, veramente di cuore nel vero senso della parola, nel senso che aiutava gli altri, ha fatto tantissime cose importanti ed era un amico. Sapete che il mio legame con lui si era rafforzato molto negli ultimi anni, soprattutto quando siamo diventati babbi in età un po' avanzata. Il mio Matteo e la sua Stella hanno pochissimi anni di differenza. Stella è leggermente più grande, quindi abbiamo condiviso questa paternità adulta con le preoccupazioni, con le gioie, con il confronto quotidiano. Ricordo ancora quando lo chiamai per proporgli di fare tale quale. Gli dissi: è una proposta indecente da farti, ti va di divertirti con me a fare tale quale. La stessa telefonata che quell'anno fece ad Amadeus, infatti in quella edizione parteciparono tutti e due, fu un'edizione particolarmente divertente. Fabrizio mi disse: fammici pensare. La mattina dopo mi chiamò e mi disse: sì, ci sto. Era un periodo tra l'altro che avevano un po' accantonato, perché ogni tanto ci si dimentica del valore degli artisti e di coloro che hanno fatto tante cose importanti per la nostra azienda. E poi, insomma, ovviamente avevo individuato in Fabrizio la persona con la quale ci saremmo alternati all'eredità, e sapete che appunto come gioco avevo usato queste chiavi, facendo finta che fossero le chiavi dello studio, un po' le tenevo io, un po' le teneva lui, quando facevo Sanremo poi tornavo e poi riprendeva, e queste chiavi tra l'altro mi hanno salvato il giorno in cui sono dovuto tornare forzatamente dopo la scomparsa di Fabrizio. E mi sono aggrappato a queste chiavi che avevo in mano per ritornare in quello studio e aprirlo. Mi piace ricordare tantissime cose di Fabrizio, lo state facendo, lo ricorderete con l'affetto, perché Fabrizio, ecco, ha lasciato in tutti un grande ricordo. Era l'amico di tutti, con i suoi abbraccioni ci sembra ancora di sentirli, ed è un grande della televisione italiana, che ha fatto tantissimo in questa RAI, Radio Televisione Italiana. Merita un posto d'onore nel podio dei conduttori televisivi della televisione italiana. Continuate a ricordare Fabrizio, continuate a raccontare di lui, e grazie di avermi permesso questo piccolo personale ricordo. Grazie di cuore a Carlo Conti per questo ricordo. E grazie ancora a Carlo Conti
per tenere viva la memoria di Fabrizio con il suo stile, perché lo stile di Carlo Conti è uno stile sobrio, gentile, che assomiglia molto al mondo interiore di Fabrizio Frizzi. Avete ascoltato da Carlo alcuni aneddoti che riguardano l'alternanza alla guida dell'eredità. In un filmato vi facciamo vedere tutto questo. Io non sono venuto con le mani in mano. No? No, ma t'ho portato il regalo più bello che oddio potessi portare a te per il compleanno e a tutti per il Natale. Si chiama Fabrizio Frizzi. Ci siamo sentiti una sorpresa, tanto siamo sentiti, ma vuol dire che cosa succede? Che torna l'eredità, no? Sì, che meraviglia. Facciamo un gioco di squadra. Ma che bello regalo di Natale, Carlo. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Vieni qua. Mamma mia, che emozione. Ciao, ciao. Torna l'eredità Fabrizio Frizzi. Grazie, che emozione. Non faccio l'inchino, a te ti sbatto la testa. No. Non è il caso, non è il caso. Grazie, grazie di cuore a tutti per la forza che mi avete dato. Tanto che io ci provo, eh. Goditi l'applauso, goditi l'applauso. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ma sei sicuro? Sono sicurissimo. Ci riproviamo? Sono sicurissimo. Allora. Allora, allora. Queste, ma continuate, vai. Grazie, no, no, no. Io, guarda, pensa io che rimango senza parole, non è mai successo, tranne forse in qualche momento. Vedi queste? Eh certo, conosco bene. Le queste sono le chiavi dello studio. Ce le siamo scambiate più volte. Esatto. Qualche tempo fa hai fatto uno scherzetto. Io l'ho preso come supplente, ora te le ridò. Grazie, grazie, Carlo. Perché? Grazie, Carlo, di tutto, grazie. Questa Carlo auto meravigliosa, le prendo. Questa meravigliosa nave ha due piloti. Continueremo ad alternarci. Quindi, se vuoi. E come no? Vuoi. Ecco, ecco, torna. Però io rimango sempre supplente. Va bene? Rimango sempre supplente. Eccomi qua, in questo studio. Queste sono le chiavi. Tante volte ce le siamo scambiate con Fabrizio. Era un gioco. Io il pilota, lui il copilota, il professore di ruolo, quello invece il supplente. Ritornano a me in maniera forzata. Oggi, credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo, escluso che in questo studio, però ci sono. E le parole servono a poco, non sto a fare tanti discorsi, dico soltanto un grazie a questo studio che in questi mesi ha coccolato Fabrizio, l'ha supportato, quindi grazie a tutti, alle professoresse, a Sabrina, alla nostra regia, ai nostri cameraman, all'audio, al trucco, al parrucco, a tutti e a tutti voi in questo studio che avete supportato Fabrizio. Quindi grazie soprattutto a voi. Grazie. Immagino lo avete visto con quale emozione Carlo Conti, dopo la scomparsa di Fabrizio, è tornato alla guida dell'eredità. Questa è un'azienda fatta di tante persone, ma soprattutto di tanti colleghi che hanno un cuore grande e che sono stati capaci di onorare la memoria di Fabrizio Frizzi. Carlo Conti, Antonella Clerici, l'avete vista poco fa nel filmato, ma io vorrei aggiungere un altro più giovane conduttore che tra qualche mese sarà alla guida dell'eredità. È veramente un altro gentiluomo, è una persona mite, per bene, è una persona splendida. Voglio fare i miei personali auguri di buon lavoro a Marco Liorni, che eredita una cosa veramente molto importante. Marco, in bocca al lupo!